Arriva il blasone del Siena e la capolista è pronta a rendergli la vita difficilissima. Atmosfera serena, tranquilla, concentrata, quella di oggi pomeriggio al Guido Biondi, con Mister Baroni che ha tastato il polso ai suoi. La squadra ha lavorato bene, pronta a cancellare la prima delusione stagionale con tanto di torti arbitrali. Squalificato Falcinelli, tutte le indicazioni portano all'impiego di plasmati dal primo minuto. Cambierà pochissimo rispetto alla trasferta del Braglia di Modena. Mister Baroni, partita affascinante. Sì, sicuramente, partita di cartello, no? Specialmente perché arriva una squadra importante con un percorso di Serie A e quindi giocatori importanti. Ci sono tutte le premesse per fare una gara, una bellissima gara, una gara dove noi dobbiamo essere veramente molto bravi a interpretarla e a sbagliare poco. Ha scelto Plasmati? Sì, Gianvito giocherà sicuramente perché merita, ha lavorato fino adesso in maniera, io l'ho detto più volte, in maniera sempre con grande intensità, con umiltà. Ha fatto una partita dall'inizio, è entrato quasi sempre, sempre molto bene, quindi tocca a lui. L'ultima cosa chiesta ai ragazzi? No, noi abbiamo preparato bene la partita, siamo sereni e adesso c'è da aspettare domani e avere il coraggio di misurarci contro questa squadra che è importante. Prevendita a gonfie vele col Biondi che anche stavolta avrà un colpo d'occhio eccezionale. Una vigilia rattristata dalla prematura scomparsa del fratello maggiore di Vincenzo Aredità, Giovanni. La Virtus, la tifoseria e tutti gli addetti ai lavori si sono stretti attorno al portiere della storica promozione. Comunque, tornando alla partita di domani, queste le probabili formazioni nel 4-3-3 a confronto. Virtus Lanciano, Sepe tra i pali, difesa con De Col, Trestamente e Mammarella. Di Cecco, Minotti e Casarini, tre di centrocampo, Piccolo, Plasmati e Thiam, i tre d'attacco per quanto riguarda il Siena di Beretta, la manna tra i pali, Angelo, Morero, Della Fiore e Grillo, i quattro dietro, Pulzetti, D'Agostino e Giacomazzi, i tre di centrocampo, Rosina, Paolucci e Giannetti, il tridente offensivo, Fischietto affidato a Nasca di Bari, sperando in una direzione di gara all'altezza della sfida.